Salve gente, bentornati o benvenuti con questa muraglia di Daylight. Volevo iniziare il primo video dedicato all'OMI, che quest'anno ho deciso di farli sulla base del catalogo, cioè nel senso unisco il video OMI, quindi dove vi parlo un attimo di cosa ho usato di nuovo, le novità dei miei brand che maggiormente punto all'interno della fiera e presentarvi anche un pochino ciò che sarà disponibile nei negozi appunto riguardante questi brand, quindi basandomi sul catalogo. Quindi questo qua c'è anche una fila dietro, sono tutte le daylight, ovviamente saranno, questo è, non dico la marca, questa qua è la linea della Country Candle del brand Kringle Candle. Ovviamente queste sono le daylight, poi comunque vi parlerò anche degli altri formati disponibili. E allora inizierei subito. Allora, seguendo il catalogo pedissequamente, si inizia vediamoci così, con la Blooming Plumeria. La descrizione ufficiale dice un'incantevole profumazione dalle note aromatiche del delicato frangipani, note frangipani, mela, note verdi e caprifoglio. Quindi vi faccio un pochino una carrellata di tutte le profumazioni che saranno disponibili. L'altra profumazione è la Cherry Blossom, ovvero un profumo intenso e vivace dei fiori di ciliegio fiorito. Dei ciliegio di. Cosa dice qua? Un profumo intenso e vivace dei fiori di ciliegio fiorirà nel vostro ambiente. Ecco, ho disimparato a leggere. Note di te. Note, perché è scritto in generico. Fiori di ciliegio, mela, albicocca, legno di sandalo. Ecco qua. E queste erano già profumazioni presenti, poi arriveranno anche le novità, non abbiate fretta. Poi abbiamo la Country della Country Lavender, di cui dicono una passeggiata nei campi di lavanda della Provenza che placa tutte le tensioni. Note, lavanda, limone, petali di gelsomino, muschio e legni. Così. Poi abbiamo. E queste sono comunque le floreali, quindi quelle comunque riconosciute dall'azienda con base fiorita. Abbiamo la Country Love, che ha una profumazione che dice una tranquillità ritrovata, ho dei problemi con gli accenti, una tranquillità ritrovata e ristoratrice fra i profumi floreali della campagna. E note sono fiori, erbe verdi, rosa e muschio. Io però la rosa non è che la senta proprio, no. È un po' acquosa questa profumazione, ecco, l'ho detto. E questa qua. Poi, sempre nelle fiorite, nelle floreali, abbiamo la Lilac, Fresh Lilac, l'essenza della primavera grazie al dolce aroma di freschi fiori di lilà. Ecco, ovviamente, essendo comunque la Country Candle, una linea della Kringle Candle, sapete, come avevo già spiegato nei video vecchi, che magari vi lascio qui su, dove presentavo l'arrivo di queste le due sessioni di arrivo di queste profumazioni, che sono profumi che spesso si trovano anche nella linea classica Kringle Candle, quindi permettono così al cliente di scegliere se preferiscono, ecco, le daylight, bene o male sono sempre cera bianca e tutto, però magari uno preferisce il pillar, il tumbler, come si chiama, il vaso, la giara a formato cilindrico semplice con cera bianca, oppure il vaso a giara, però con giara quella un pochino più stile, oddio, stile shabby chic, comunque con cera colorata, insomma la giara che tutti conosciamo. E questa era la Fresh Lilac. Poi sempre delle floreali abbiamo un classicissimo, la Lemon Lavender, che dice la freschezza della lavanda incontra i limoni di Sicilia maturati al sole. Le note sono limone, lavanda, bacche e fiori estivi, insomma un mix tra limone e lavanda. Poi abbiamo la Blooming
Una rosa non è che non può mancare la rosa in una collezione di profumazioni, cioè proprio sono le basi la rosa. Quindi Love and Roses, dichiara il tuo amore con questa sensuale fragranza della rosa rossa, visto che siamo anche vicino a San Valentino. Note, rosa, gelsomino, ambra, muschio e frutti rossi. E c'è questa bella rosa. Poi abbiamo la penultima delle floreali, che io questa lastra adoro e non sa assolutamente di fiore. La descrizione ufficiale dice Sunshine and Daisies, si chiama, un giardino di margherite illuminate da un accogliente raggio di sole primaverile. Note, mela, limone, gelsomino, ambra, ma io la sento davvero molto coccolina questa profumazione. Poi, ultima delle floreali, adesso qua mi si creerà un ammasso di daylight. L'altra, l'ultima, ma non per ordine di importanza, anzi è una di quelle proprio più gettonate, che hanno fatto bene a non togliere, altrimenti partiva la rivolta, la Vanilla Orchid. La descrizione ufficiale dice: una fragranza femminile, sensuale, intrigante, bellezza e dolcezza insieme. Note, fiori d'orchidea, cedro, muschio, frutto della passione. E la descrizione, infatti, è una fragranza femminile, decisamente una mala femmina questa. Poi passiamo alle profumazioni fruttate. Quindi cambiamo genere e ci planiamo. Come i piccioni, planiamo sulla cilantro, apple and lime. Qua. La descrizione dice: la seduzione, la freschezza. Sono tutte seducenti. La seduzione e la freschezza della mela con la nota agrumata del lime. Note: mela, lime, muschio e coriandolo. All'inizio non mi aveva entusiasmato, poi è stata la prima che ho finito. E vabbè, perché poi mi ha fatto proprio schifo. No. No, subito non riuscivo a metterla a fuoco come profumazione, quindi non mi sconquiferava, invece poi mi è piaciuta così tanto che l'ho finita. E poi abbiamo la Citrus and Sage, abbiamo, è a fuoco ma neanche, qua, notte, no, limone ed erbe verdi per una fragranza rilassante e rinvigorente. Note, limone, salvia, patchouli, fava, tonka. È un buon mix questa qua. Ci vede niente. Ecco qua, litighiamo col focus. La profumazione è un buon mix. A me ricorda l'aspetto della salvia. Comunque, per me la fa diventare abbastanza dopo Barbina come profumazione. Perché comunque le note agrumate e sta salvia per me mi fanno sempre pensare ai saponi. Però è buona, cioè nel senso, non è che quel che dico deve essere proprio una cosa negativa, cioè nel senso, se io dico un qualcosa di una profumazione, per lo stesso motivo a una persona piace, per lo stesso motivo a una non piace, quindi nel senso è una profumazione particolare come mix. Poi abbiamo sempre nelle fruttate, la Grapefruit and Ginger, che è una profumazione che mi ha sorpreso parecchio, perché alla descrizione dice: pompelmo, uva e zenzero si fondono in una fragranza fresca ed estiva. Note: zenzero, fiori, limoni, pompelmo e muschio. Mi ha sorpreso perché non pensavo che fosse così potente, invece proprio sono schiaffi in faccia e belli forti. Poi, sempre per le fruttate, abbiamo la Honeydew, che è questo melone bianco, che non so, ecco, si vede? Sì. Se faccio così si vede meglio. Sì che si vede meglio. È questo melone, no, limone, melone bianco, un profumo di frutta dolce e succulenta, pervaderà ogni vostro ambiente. Le note sono limone, vaniglia, legno, sandalo, melone bianco. Questa io devo essere sincera, l'ho tartizzata, però dà l'ambiente fresco, devo riprovarla, perché magari era un giorno no, quindi questo cerchietto al centro è semplicemente il coperchietto e quindi c'è questo melone bianco. Poi abbiamo la Lemon Rind, che tipo anche questa c'era nel catalogo Kringle e l'hanno lasciato, dov'è qua?
e l'hanno lasciato solo in quello country. La descrizione dice: il fresco profumo delle scorze di limone di Capri e degli agrumi di Sicilia, quindi molto mediterranea come profumo. Note, buccia di limone, foglie di lime, muschio verde. E sa di limone, cioè non è che si va tanto in là, e sa proprio dalla buccia, cioè nel senso, il senso di scorza c'è tutto, perché è più amara la scorza rispetto alla polpa, il succhino della polpa. Poi, oddio, abbiamo la Mediterranean Fig. No, ho sbagliato. Sono andata oltre perché abbiamo la Macintosh, mi pare si dica così, Apple, e una fragranza, magari se la metto a fuoco sarebbe anche una cosa buona e giusta. Una fragranza fresca, croccante e dolce per la regina delle mele, ovvero la Macintosh. Note, mela, ananas, gelsomino, rosa e vaniglia. Boh, io l'ho provata, sento mela. Sento mela, quella farinosa, se non erro. Adesso facciamo così. È decisamente quelle mele rosse farinose. E sa di mela, quindi se ti piace la mela, questa fa per te. Poi, andando avanti sempre con le appunto le fruttate, perché bisogna finirle, prima mi ero sbagliata, abbiamo la Mediterranean Fig. Dice: una dolce fragranza di fico con fresche note di bosco e legni. Le note sono muschio di quercia, fiori, fico e frutta. Allora, io questa qua sto tentennando ad accenderla per un semplice motivo. Infatti, quando ho detto prima, lo stesso motivo per cui a uno piace è anche quello per cui a un altro non piace, io non ho un gran bel rapporto con i fichi. E questa sa esattamente di fico, quindi è realistica in una per il mio naso, è realistica in una maniera proprio assoluta, come se invece di aprire dei light aprisci un fico. Quindi poi magari accesa dico è la mia fragranza, la fragranza così tutta la vita, però veramente ci sto pensando, cioè nel senso dovrò accenderla perché comunque dovrò accenderla, però mi dà da fare perché appunto io non essendo una fan spassionata di fichi, dall'altra parte chi magari è spassionato fan dei fichi, questa qua proprio tutta la vita fino alla morte. Quindi questo era il discorso che facevo prima, che queste fragranze, poi qualsiasi altra profumazione, perché comunque questo discorso si estende all'infinito. Invece questa qua è proprio la mia fragranza tutta la vita, ovvero il Peach Bellini, a base pescata quindi. Perché la descrizione ufficiale dice: un cocktail alla pesca ideale per rinfrescare le calde sere d'estate. Ma questo qua non è estate, va. Per rinfrescare le sere, togliamo d'estate, va bene sempre. Note, pesca, vaniglia, sidro, fresa e muschio. Cioè questo qua sa proprio di pesca. La schiumina della pesca, la pesca shakerata e schiumosa. Ecco. Poi abbiamo il pine and pomelo recentemente recensito, un pochino ridondante come cosa, di cui la Country dice: una fragranza fresca e agrumata nei toni aromatici del pino e del pomelo. Io cosa ho detto prima? Sicuramente ho detto una cavolata, è pine and pomelo. E note, pino, pomelo, agrumi e pompelmo. E avevo fatto la recensione perché questa in febbraio, tanto siamo in febbraio, è anche FOM, quindi nel formato di Giara Grande, scontato del 20%, quindi andatela a comprare. E questa no, niente, questa qua è un mix davvero singolare. Ovviamente questo catalogo non l'ho detto, forse dovevo dirlo. È il catalogo primavera-estate, quindi si troveranno ovviamente prevalentemente profumi fruttati e leggeri e simpatici e fioriti e freschi, ecco. E questo, nonostante ci sia il pino, che si dice pino, però è più invernale, no, questo qua è un pino assolutissimamente primaverile. Cioè, nel senso, i pini ci sono anche in primavera, non è che in primavera muoiono. Poi, andando avanti, abbiamo la Wild Berry and Balsam.
Wildberry Balsamic, che io sinceramente il balsamico l'ho sentito poco, però il Wildberry l'ho sentito bene. La descrizione dice: un infuso di frutti rossi con un tocco balsamico per un mix unico. Note, limone, frutti rotti, frutti rossi, muschio, balsamico, cioè note balsamiche e sandalo. Andando avanti abbiamo anche qui un'altra che magari uno dice: oh, è più una profumazione invernale. No, non per forza, cioè nel senso uno si va, non è che il bosco sparisce d'estate, anzi, Balsam Fir, una passeggiata nel bosco appunto fra gli aromi di pino e abete con una nota di zucchero. Quindi non ci sono note decisamente balsamiche da dire e da ricollegare a un qualcosa di invernale. Note, ecco, eucalipto, subito, erbe, verdi, pino e legni, cioè nel senso, alla fine non ha quel senso di neve, quelle cose così, capito? È una fragranza che, pur essendo decisamente erbettosa, quindi verde, ci sta bene anche in primavera e in estate. Se uno vuole andarsi a fare le ferie in montagna, non può, invece può. Poi abbiamo, e finora nessuna novità, ma preparatevi. Abbiamo qui la Cotton Fresh e ditemi per favore nei commenti anche voi se a primo sguardo non vi sembravano delle montagne, invece sono dei panni stesi. Io cioè, ci ho messo qualche giorno a capire che non erano delle montagne, ma sono dei panni stesi questi nell'immagine. Bello, eh? E Cotton Fresh, capite già di cosa possa sapere. La fresca sensazione di pulito e di lenzuola stesa al sole in una calda giornata di sole. Note, bergamotto, gelsomino, garofano, mughetto e muschio. Ovviamente non è che non è una fiorita, cioè è piena di fiori sostanzialmente, a parte ci sono muschio che è muschio e il bergamotto che sono note agrumate, però per il resto è completamente una profumazione piena di fiori, ma di fiori c'è ben poco. Cioè nel senso è proprio una coccolina sotto categoria la bella lavanderina. E adesso arriva, adesso qua da qualche parte, vi parte la fotografia ed è una delle novità di quest'anno, di questa primavera estate, ovvero la Daydreams. La descrizione ufficiale dice: l'estate che arriva, accordi di frutti, quindi estate che arriva, siamo lì tra l'estate e la primavera. La primavera e l'estate. E l'estate che arriva, accordi di frutta che si uniscono a note floreali in un magico mix. Note, agrumi, mela, gelsomino, rosa e sandalo. Allora, io di questa profumazione, che me la ricordo, e magari qualcuno me lo smentisce, magari qualcuno me lo conferma, o magari qualcuno mi sgriderà anche, però io la trovo estremamente, visto che comunque la linea della Country è una, appunto, una linea della Kringle Candle, quindi ogni tanto ci sono fragranze che si vanno a sovrapporre, altre invece sono completamente nuove. Poi, come avevo detto anche negli altri video, chi conosce chi sono quelli della famiglia Kittredge, perché sotto ogni profumazione, sotto ogni candela, adesso appena c'ho una dei light in mano ve lo faccio leggere. E c'è scritto The Original Kittredge Family Recipe, quindi le ricette originali della famiglia Kittredge, vuol dire che questa famiglia già produceva candele da non poco tempo. E non dico altro. Allora, abbiamo quindi questa Daydreams che io ho notato, cioè io ricordo che mi assomiglia, poi bisogna vedere da accesa, perché poi io ovviamente le fragranze vanno accese, cioè nel senso il sì e il no per una fragranza purtroppo va dato ad acceso, e questo brand, avendo le daylight che hanno un formato comodissimo, ti permettono di sentire bene il profumo, non durano eccessivamente perché durano una quindicina di ore, mi pare 12 ore circa, almeno 12 ore ti durano, e in questo modo si può capire se la profumazione fa per noi. E io la trovo molto simile alla Watercolor. Sempre della l'ho trovata molto simile alla Watercolor sempre della Kringle, e non è assolutamente un insulto, perché per carità io la Watercolor la venero come profumazione, quindi alzo le mani, buonissima come profumazione e ottima l'idea, quindi se è un accavallamento, ottima l'idea di
metterla come alternativa, però non capisco perché ci hanno messo due nomi diversi. Infatti mi pongo la domanda che da accesa sia completamente diversa da che da spenta. Per questo mi sono fatta tutti i miei giri. Poi, togliendola Daydreams, arriva fuori la Fiji, un'altra novità. Ecco, adesso tutte le novità, prima niente, adesso tutte. Ovviamente qua siamo nelle fresche. E la Fiji, che si vede questa cascatona. E la descrizione ufficiale dice tocchi floreali con cocco verde, frangipani e ambra con un fondo con un tono di vaniglia tahitiana. Note mandarino, orchidea, ananas, pera, vaniglia. Allora, però mi dite delle note nella descrizione e delle note nelle note. Facciamo un po' un mix, quindi ci sarà un po' di cocco verde, del frangipani, dell'ambra, della vaniglia, del mandarino, l'orchidea, ananas e pera. Una profumazione decisamente fresca, decisamente estiva. Non, allora io non me la ricordo questa qua, ad essere sincera, però mi ricordo, cioè non me la ricordo come mi ha colpito la Daydream, cioè non ho tutta sta memoria, io faccio un po' pena. E è una profumazione che va in linea con le altre che poi vi farò vedere, che hanno un colore simile come cera. Quindi c'è una linearità con i colori in questo caso. Poi, tornando alle fragranze già a catalogo, infatti togliamo via questa Fiji, e abbiamo la... Dov'è? Di fuoco, ecco, abbiamo la flannel, anche questa insieme alla pine and pomelo e foam di febbraio. La descrizione dice un soffice comoda calda, il profumo avvolgente della flannella con fiori e muschio, le note sono bergamotto, arancia, fiori bianchi e vaniglia. È una profumazione decisamente dopo Barbina, a mio avviso, un pochino un'amichetta, un amichetto, perché dopo Barbina, amichetto di Grey, e una cosa che ho notato di questa che arriva dopo, cioè nel senso non è una profumazione, ecco, potevo anche rimanere qua, non è una profumazione che esplode subito, pian pianino arriva, poi ti riempie, che è un brutto lavoro, però arriva pian pianino, non ha tutta sta fretta come profumazione. E poi qui adesso appare un'altra novità, ovvero la Golden Tobacco. Questa giara nera con queste foglie dorate di tabacco, suppongo. Allora, la descrizione dice: note pepate si uniscono alla calda ambra ed al tabacco con richiami alla pelle pregiata. Note pelle, legno di cedro, tabacco, sandalo, incenso. Seguendo la flannel, anche questa l'ho sentita decisamente dopo Barbina. Però non posso, cioè, non dico altro perché sinceramente i ricordi sono offuscati, però questa mi ha colpito per essere decisamente dopo Barbina. A seguito di questo, quindi c'è proprio un filone, me le hanno messe tutte vicino le dopo Barbini in questo catalogo. Infatti poi appare, sbuca il nostro amichetto. Il nostro amichetto Grey. Il nostro amichetto Grey che i più conoscono, quindi dice agrumi, fiori, legni esotici e muschio per una fragranza da leggere nei toni dai leggeri toni maschili, non so più leggere. Note, legno di sandalo, ambra, patchouli, muschio. In poche parole, 1 million Paco Rabanne. Ah, lo dirò fino alla fine, e fino alla morte, e perché probabilmente sa proprio di un profumo maschile, di quelli non vecchi da vecchio. Nessuno di queste profumazioni qua, dopo Barbina, è da vecchio, cioè sono tutti profumi decisamente contemporanei, cioè nel senso... Non sono proprio saponetta. Ecco, l'unico che potrebbe essere saponetta è quello che ho detto all'inizio, la Citrus Sensation. Quella è proprio saponetta da uomo, ma proprio più saponetta. Queste invece sono proprio colonie, cologne direbbero in America. Ed è buono. Grey è buono, c'è poco da dire. Se piace 1 million Paco Rabanne, piace Grey.
Poi un'altra che invece sta un pochino a metà via tra le dopo barbine e le coccoline, ed è un pochino strana. Harvest Moon, una fragranza misteriosa, una fragranza maschile che accompagna le calde sere estive di luna piena. Note, legno di sandalo, muschio, acero e vaniglia. È una fragranza comunque ruvida, a mio avviso. È una fragranza che io trovo decisamente ruvida. E è davvero particolare perché non faccio una fatica bestia di inquadrarla come, perché è indefinita. Cioè, sì, ci sono questi legni, questo musco, questo acero, questa vaniglia, però essendo così indefinita, a metà via tra una dopo barbina e una coccolina, si fa fatica a descriverla perché non ha un rimando a un qualcosa di tangibile, però davvero è ipnotica questa profumazione. Poi abbiamo questa, decisamente estiva. Dice: Life's a beach, cioè la vita è una spiaggia. Una giornata passata in spiaggia fra le onde del mare e il calore del sole. Note: bergamotto, arancia, gelsomino e vaniglia. Il colore, il disegno. E chi conosce, chi bazzica un pochino nel mondo. Ah, ecco, vi avevo detto che dovevo far leggere. Guardate, ecco, in questa proprio ci casca a fagiolo. No, non ce la fa. Scusate. Ecco, leggete Country Candle, poi lì c'è scritto The Original Kittredge Family Recipe. In questo caso è proprio da dire che questa è proprio una ricetta storica della famiglia Kittredge. Quindi questo colore, questa etichetta, questo richiamo alla spiaggia, immaginate di cosa possa sapere. Poi, passando sempre per le novità, e siamo sempre nelle fresche, abbiamo la foto della New England. La New England è la profumazione che tra tutte le novità più mi ha colpito di questo brand, perché dice: la dolce lavanda mescolata a legni orientali, semi tonka e muschio ambrato. Note: foglie, sandalo, foglie. No, sandalo, muschio, ambra e legno. Anche questa, come la Harvest Moon, non ha assolutissimamente nessun rimando a un qualcosa di definito. Questa rimane decisamente tra le coco. Ah, questa qua mi è rimasta impressa davanti e ha più che altro un pochino quella parvenza, a mio avviso, ricorda molto un po' tipo quei profumi spray tipo Malizia, cioè ha un odore che ha quella consistenza lì di un profumo spray tipo Malizia. Ecco, poi via la New England, che tanto poi arriverà la Sage and Cedar, salvia e cedro, l'albero, mettiamo a fuoco, ecco qua. La descrizione dice: ruvida, confermo, e rilassante. Questa fragranza rievoca felici ricordi lontani. Questo non lo so. Note: salvia, cedro, limone e muschio. È decisamente una. Le foglioline di salvia, che hanno quel pelino ruvidino, ecco, uguale a quella sensazione ruvida proprio del legno e della sabbia. Cioè, questa è un'altra decisamente realistica, non ha un richiamo, a mio avviso, troppo dopo barbino, perché comunque la salvia porta, a mio avviso, a pensare che sì, cioè, secondo me la salvia, insieme alle note agrumate pesanti, sono dentro a di solito ai profumi maschili, però non mi porta a pensare a un profumo maschile. Ma rimane invece decisamente realistica, ecco. Poi siamo alla battuta finale per la
Le fresche, perché abbiamo la Tropical Waters. Dov'è? Qua. Qua, di cui la Country Candle dice un collage di frutta esotica che saprà trasportarvi verso spiagge tropicali, note, limone, arancia, gelsomino e mimosa. Praticamente questa profumazione, JD, immancabilmente io tutte le volte che accendo la telecamera tu gnecchi. Questa profumazione è stranissima e buonissima allo stesso tempo. Non è una profumazione con note, me la sono riannusata. Non è una profumazione le cui note sono, poi anche la label, proprio ciao, Maldive, sto arrivando. È una profumazione estremamente fresca, quindi ci sta tutta. Io la metterei, se non l'ho già messa, tra le coccoline. Le note di limone, arancia, quindi note agrumate. Gelsomino, note fiorite e mimosa, e non le sento, ecco, non sono, sto ferma, non sono, ecco, ben distinguibili, e danno questo mescolone piacevole, fresco e arioso. Poi, iniziando subito con le gourmet, quindi quelle diabetiche di solito, di cibo, o quelle beverose, abbiamo la Blueberry Muffin, che quindi è Blueberry Muffin, che sono i mirtilli, e dice dolci note di mirtilli cotti al forno in una torta appena sfornata. Però nell'etichetta ci sono dei muffin, ma va bene. Note, mirtillo, ribes nero, zucchero di canna e vaniglia, quindi qua siamo proprio all'interno di una diabetica versione bakery, proprio pasticceria aiosa. Poi adesso, e parte la super foto, c'è una novità, la Blueberry Frosé, che non so cosa sia sto Frosé. Andiamo a leggere la descrizione, dice un sentore di gelato dolce ai profumi di ribes, mirtilli e ananas con anice e basilico. Note, mela, anice, basilico, ribes, canna da zucchero. Io adesso non me lo ricordo completamente, sono sincera, questa proprio l'ho rimossa completamente dalla mia mente e dovrebbe appunto saper di gelato in teoria, però non so perché, no, non è questa, e non so perché non la mia mente non l'ha focalizzata, ecco, però c'è l'anice, a me l'anice piace, basilico, strano mettere il basilico lì in mezzo, dipende come risulterà, ma tanto a breve le avremo e quindi a breve vi dirò. Poi questa qua l'ho rimossa completamente, non, cioè no, come odore non ho nemmeno il ricordo in testa, sono proprio una vergognosa. E abbiamo la Cheers, che è un'altra, e questa è beverosa perché la Country Candle a proposito dice una coccola avvolgente ai toni di limone, d'uva e di delicata albicocca. Io l'albicocca non la sento. Note albicocca, uva, limone e prosecco. Ecco, il prosecco c'è tutto. Il prosecco c'è. Infatti, io la metto tra le aperitivose e soprattutto si sente proprio il frizzantino. Ecco, se fosse un vino sarebbe decisamente un frizzantino. Poi abbiamo in ordine questa, che c'era già, e sì, c'era già questa, e la chocolate chips cookie, che mi ricorda un sacco i cornetti del gelato, ecco, quando c'è la zona dove c'è il cioccolato, quello chocolate chips cookie biscotti alla vaniglia con pezzi di cioccolato appena usciti dal forno, note cacao, vaniglia, caramello e zucchero. Ecco, no, l'ho già detto, sa praticamente del fondo del cono gelato con la cioccolata. Proseguendo in mezzo alle gourmet abbiamo una Cinnamon Spice, quindi una cannellosa che però io ho acceso e non è così aggressive come tante alla cannella. È stata piacevole. Spezie pregiate, richiami d'Oriente, stecchi di cannella e frutti orientali, note, cetriolo, burro di karité e vaniglia. Questa
Praticamente, sì, è una speziata, cioè non è che ci può andare tanto di là, però non è una speziata di quelle proprio che martellano le meningi. Poi abbiamo la Coconut Colada, un'altra che è proprio ciaone, insieme alla Tropical Waters. Quelle due sono fantastiche. Quindi ci sono questi due bicchierini. La descrizione dice: l'aroma di una dissetante pina colada in una calda giornata estiva. Note fiori di fiori, lime, menta, pere e pesca. Ecco, è una pina colada. Non è che si può andare tanto in là, eh? E questa qua, chi piace la pina colada, piace anche questa, sicuro. Poi, questa è presente anche nel catalogo Kringle e che è la... No, non è la coffee shop. Ah no, è uguale. Ah no, ecco, questa ha cambiato il nome. Coffee shop perché si chiama vanilla latte, qualcosa del genere. C'è un altro nome sulla Kringle. L'aroma intenso di caffè caldo con un goccio di latte e zucchero. Note, caffè, vaniglia, sandoro e fava tonka. Sta praticamente di cappuccino alla vaniglia. Questa. E c'era già questa catalogo, poi c'è la Hot Chocolate che mi piace da morire. Questa è proprio cioccolata calda, non troppo quella della Cameo, la Chobar, però è comunque cioccolata calda. Buona, una tazza di cioccolato invitante arricchita da dolci marshmallow. Ecco, i marshmallow non li sento, che di solito mi stomacano un pochino. Note, cacao, panna, vaniglia, dolce e muschio. A me piace questa cioccolata perché sa proprio di cioccolato. Poi abbiamo la Pinot Noir, che sarebbe un'altra insieme alla Cheers, un'altra aperitivosa, quindi perché sa comunque di roba da bere con questo calice. Dice Pinot Nero con bacche floreali fruttate per un aroma elegante. Bacche rosse, peonia, gelsomino e mughetto. Ecco, adesso che leggo peonia, io sento un sacco la peonia qua dentro, ma sento proprio un sacco l'aspetto fiorito che dico, ma non mi sa, io non riesco a sentirla vino, personalmente. Io sento più il fiore che il fiore, che poi la peonia ha un odore similissimo alla... Cioè, sto ferma. Ha un odore molto simile, se non identico, alla rosa. E quindi io dicevo, boh, sento sta rosa, no, invece è la peonia quella che sento. Però altri che l'hanno accesa ci hanno sentito assolutissimamente il vino, ecco. Poi adesso altra foto, perché appare una fragranza golosa al sentore di pistacchio, dolce, praline e vaniglia. Note, pistacchio, praline dolce e vaniglia, pistacchio gelato, pistacchio, gelato al pistacchio, insomma. E questa invece me la ricordo, e sì, vagamente. Il problema che ho notato in diverse profumazioni, poi bisognerà sentirla da accesa, è che spesso il pistacchio mi vira sulla mandorla e non capisco il perché. Quindi attendiamo fiduciosi l'arrivo di questa pistacchio gelato, o pistacio, gelato al pistacchio della Country Candle, per fare la prova col fuoco, proprio la prova del fuoco. Poi andiamo avanti con le ultime quattro gourmet, che sono queste qui. Sono la Smucker's and S'more, che sono questi biscotti, ste lasagne di biscotto di cioccolato e di zozzerie, perché dice marshmallow e cioccolato croccante, una delizia per i più golosi. Note, cioccolato, caramello, marshmallow, burro. Bisogna aggiungere altro. Ditemi voi se bisogna aggiungere altro. Se non è diabetica questa. Poi abbiamo la vanilla cupcake, quindi cupcake alla vaniglia. Qui. E sopra questo centro tavolo che sa... Questi centrini che sanno tanto la nonna, una base di burro e zucchero con una soffice copertura di panna montata. Note, burro, vaniglia, caramello, panna e zucchero. E niente, si sente appunto l'impasto del cupcake con questa ciuffettata di vaniglia, glassa, il frosting alla vaniglia, non so come si dice, non mi ricordo mai come si dice, la guarnizione di vaniglia.
Poi c'è la Warm Apple Pie, che l'ho accesa recentemente e mi ha stupito, cioè nel senso mi è piaciuta, perché di solito con le torte di mela, col fatto che in America ci mettono un casino di cannella, ma mi dà un po' da fare. Invece questa mi è piaciuta. L'aroma di una dolce torta di mela, JD, di una dolce torta di mele alla cannella appena uscita dal forno. Ecco, la cannella c'è. Note, mela, cannella, vaniglia, zucchero. Insomma, è una torta di mele. Per le persone a cui piacciono le torte di mele, questa c'è tutta. Poi, ultima, ma non per ordine di importanza, abbiamo la Welcome Home. Qui, così. Così. E che dice? Un profumo di casa con note speziate e accoglienti di bergamotto e arancia. Arancia, bergamotto, cannella, alloro e cedro. Quindi ci sono queste note calde e speziate, un pochino che non hanno così a freddo non hanno un richiamo a qualcosa di particolare, un po' quelle che gli piace avere odori speziati in casa, ecco, e quindi danno il welcome home, bentornati a casa. Poi, per finire questo video, mi volevo darvi due informazioni anche sui vari formati, che lì mi manca solo il formato più piccolino, che era già la piccolina. E volevo dire che, stando quel, anche perché poi mi fido, stando a quel che dice il catalogo, sono 100% made in USA, materie prime di alta qualità, lavorato nello storico stabilimento di Bernardston in Massachusetts. La paraffina alimentare per una candela pura e dalla combustione pulita. Lo stoppino in cotone, il doppio stoppino presente nei formati giara grande e giara media per una combustione uniforme senza sprechi. Fragranze di qualità grazie a un'attenta scelta delle migliori sostanze di derivazione naturale. Poi ci sono i formati, quello che volevo di cui volevo parlarvi, perché ci saranno di tutte le fragranze di cui ho parlato, anche di quelle di cui ho mostrato la foto, perché ancora non sono in commercio. Arriveranno a breve, tra fine febbraio, mi pare, tra marzo e febbraio arriveranno. Ecco, i formati disponibili: giara grande, questa. Due stoppini 652 grammi, 150 ore. E giara media, due stoppini 453 grammi, 75 ore. E la giara piccolina, che è proprio le giare piccoline solite che conosciamo perché è 104 grammi. Uno stoppino 30 ore almeno di combustione. Poi ci sono queste che sono le Daylight di cui vi ho parlato fino adesso. Uno stoppino 35 grammi, 12 ore. E come tutte, poi ci sono le domande, un pochino le domande frequenti, così ve le dico perché c'è. Devo tagliare lo stoppino ad ogni nuova accensione, è consigliabile regolare lo stoppino ad una lunghezza di 3-5 mm. Adesso io queste qua, per esempio, questa c'ha due stoppini che sembrano due baobab praticamente. Sono lunghissimi, non va bene. Ecco, questi qua sarebbero assolutissimamente da tagliare più o meno fin qua, che non si vede. Sarebbero da tagliare. Aspetta, beh, facciamo una roba bella così. Ecco, sarebbero da tagliare fino tipo qua. Se io dovessi accendere, io taglierei qua. Anche più giù, qua, qui, perché tanto non serve che la fiamma, ecco, sporco di cera ovunque, non serve che la fiamma sia, non è un fuoco d'artificio, non è una candelina per una torta, quindi non serve che ci siano, e non è nemmeno il concerto degli AC/DC, quindi i lanciafiamme non servono, dei fiammoni alti così non servono, perché tanto la cera è in basso, non serve che la fiamma stia alta, deve star bassa la fiamma. Poi posso riutilizzare il contenitore in vetro? Sì, il vaso è ermetico, può essere lavato in lavastoviglie, riscaldato in microonde. C'è un tempo minimo di ardenza. Consigliamo di tenere accesa la candela fino a quando lo strato superiore della cera non sia completamente sciolto. Questo permette un consumo uniforme del prodotto e una migliore diffusione della fragranza. Insomma, bisogna farci la piscinetta anche qua. Devo avere particolari attenzioni? E la country candle risponde:
Raccomandiamo di accendere le candele su una superficie resistente al calore, lontana da correnti d'aria, tenendole lontane da bambini e animali. Resistente al calore perché quando poi diventa calda qua sotto può rovinare il mobile. E lontana da correnti d'aria, cioè nel senso se me la accendi davanti alla finestra con di fianco una tenda con la corrente, ovvio che la fiamma magari prende il via e si attacca alla tenda, poi ti si incendia a casa. Lontana da bambini e animali, altrimenti anche loro fanno danni. Non lasciare la candela incustodita, quindi se uscite di casa è meglio spegnerla, perché è sempre una... cioè stiamo giocando col fuoco, ecco. Non utilizzare accessori coprenti sulle giare al fine di evitare un eccessivo calore. Copertine, illumalid, paralumi, qui no, ci sono due stoppini, fanno divinamente il proprio lavoro, non c'è bisogno di niente, soprattutto l'aggeggio, l'accessorio migliore per far funzionare bene una candela è la pazienza, che sia uno, che sia due o tre stoppini a 400, bisogna darle tempo, col tempo tutto si scioglie. Potrebbe diventare una massima, no, sul serio, qua soprattutto pericoloso perché cioè, questi qua non sono, cioè, ok, è vetro, il vetro comunque non è che è plastica, anche questa è plastica, comunque la plastica non è che va a contatto con la fiamma, però nel senso il vetro per quanto può essere spesso non penso sia vetro temprato, altrimenti altro che quel costo che vengono, cioè nel senso un mutuo per prendere una candela ci vorrebbe sul serio. E quindi il vetro, ok, è resistente, tutto quanto, però bisogna stare attenti che se le si copre troppo, il troppo calore lo fa esplodere sul serio. E qua stessa cosa, bisogna stare attenti perché per quanto è una plastica resistente alle alte temperature, occhio, perché è sempre plastica, quindi non abbandoniamole. Io sono per il no dell'abbandono alle candele accese. Bene, questo penso sia tutto. Vi lascio comunque sotto nell'info box il link del sito del distributore di Nicola Ceretta, dello stand che abbiamo visitato, e dove troverete comunque anche i prezzi di ogni prodotto. E niente, io vi lascio sotto anche nell'info box il link del gruppo Facebook and the University in Edition, il link del mio Instagram, il link della mia pagina Facebook, il link del mio blog. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino così che vi arrivino tutte le notifiche di quando pubblico un video. Io i video li pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e noi ci vediamo presto con un altro video. Ciao! We'll be right back.